Padova-Lazio 2-0. Al 34esimo, sugli sviluppi di una punizione di Longhi, Daré batte Salatia, subentrato da 3 minuti a Muro per sostituire in porta Martina, che era stato espulso da Lobello. Nella ripresa, in contropiede, va a raddoppiare Piacentini, 2-0. Qui la Piani oggi c'erano 17.000 paganti alla Piani per la sesta di ritorno tra il Padova e la Lazio, una partita giocata estremamente bene dal Padova, la partita è cambiata con l'espulsione di Martina, una partita falsata molto da un estremo tatticismo, almeno all'inizio della partita, che si è sbloccata con due contropiedi della Lazio, ma già che ci siamo andiamo a vedere le immagini. La prima azione di rilievo del Padova, c'è caso che Cincischi è in area, perde la palla, entra Zanin che sbaglia la mira. La seconda azione ancora del Padova. Siamo al 21esimo con Piacentini che tira, c'è una bella parata di Martina. 27esimo, Zanin e gran tiro di Piacentini, c'è un'altra bella parata di Martina. Ancora Piacentini per Zanin che al volo impegna in modo molto serio Martina, che compie una gran bella parata. Punizione per il Padova, c'è Longhi sulla palla. La mette in mezzo, Daré cerca di fare sponda per un altro giocatore e l'azione sfuma. Ed è questo che è cambiato la partita, l'unico a protestare per un probabile fallo di Daré e Martina, che prima si arrabbia con l'arbitro e poi forse gli dice anche qualcosa di sconveniente per il suo ruolo. Rosario Lobello si avvede e lo spedisce fuori. È costretta a cambiare il giocatore del centrocampo con il portiere di riserva. E qui c'è il gol. Ancora Longhi. C'è Ruffini che mette in mezzo. C'è il portiere che smanaccia e Daré con un colpo preciso di testa spedisce sul sacco. Rivediamo, il portiere respinge e Daré con un preciso colpo di testa. Padova 1, Lazio 0. E qui c'è l'offensiva della Lazio che cerca in qualche modo di impensierire la rete di Benevelli. Questo è l'unico tiro del primo tempo, un tiro senza pretese di casa. Ancora la Lazio. Acerbis. Perpin. Questa è l'unica azione che è riuscito a liberarsi il centravanti Monelli, l'unica punta della Lazio. In fondo di Tonini che ha disputato una partita splendida. Il Padova in contropiede. C'è Fermanelli che cerca un varco, lo trova vicino all'area e non trova il pallone. Ci aveva sul sinistro, ha preso un po' terra. La Lazio in contropiede. C'è stata una scivolata del difensore del Padova, ne stava approfittando Savino che ha spinto la palla però alta sulla traversa. Ancora Acerbis. Ed eccolo qua il gol. C'è una bella azione sulla destra di Diego Zanin. Per Longhi. Si invola Piacentini. Piacentini solo davanti al portiere. 2-0. Padova 2, Lazio 0. 2-0 per il Padova. C'è una timida reazione della Lazio con forse la più grande occasione che ha avuto. Savino, colpo di testa che anticipa Benevelli e palla sulla traversa. Ancora la Lazio. Colpo di testa del libro e bella parata di Benevelli. E qui praticamente si chiude la partita.